Erano inutilizzati da più di 15 anni. Ora l'amministrazione comunale di Salerno ha deciso di rimuoverli per il ripristino di un nuovo fondo stradale. Niente più binari a Piazza della Concordia. Scatta un nuovo dispositivo di traffico al via la rimozione del tracciato binario che per anni ha solcato il fondo stradale a due passi dal lungomare Trieste. In giornata hanno avuto inizio i lavori per lo sbancamento dei binari in Piazza della Concordia a Salerno, nel cuore della City, un intervento fondamentale per la sicurezza nella circolazione pedonale e veicolare, una risposta alle necessità di quegli automobilisti o semplici pedoni pronti a segnalare il disagio legato alla presenza dei binari dismessi che per decenni hanno accompagnato le passeggiate nel cuore della City. Presenze talvolta anguste che hanno finito per rappresentare dei pericoli per la circolazione. Il via libera ai lavori di rimozione dei binari rientra soprattutto nella prospettiva dell'ulteriore riqualificazione urbanistica dell'area. Giusto per ricordare, proprio il cuore di Piazza della Concordia rientra in un più vasto progetto di restyling urbano programmato dall'amministrazione comunale di Salerno, un vero e proprio cambiamento radicale di Piazza della Concordia che andrà a formare un'unica grandissima piazza con l'attuale Piazza Mazzini, sul perimetro della quale saranno costruite delle strutture adibite alla nascita di nuove attività commerciali. Senza scordare quello che sarà il vero e proprio fiore all'occhiello della futura Piazza della Concordia, ovvero la struttura a forma di vela di quasi 70 metri di altezza che campeggerà al centro della nuova piazza.